Le elezioni comunali al comune di Procida rischiano di trascinarsi in una qualche aula di tribunale. La fattispecie dell'esigenza nasce da un ricorso al TAR presentato 2 giorni fa da Michele Scotto, che è qui con noi e che ci illustra un poco i perché di questo ricorso al tribunale amministrativo. I motivi per cui sono, secondo me, sono evidenti e chiari a tutti. In effetti, io in qualità di candidato nella lista Procida per tutti, il dato elettorale ha dato, diciamo così, un risultato, quello che in effetti il 50% della popolazione ha scelto Procida per tutti. Poi per qualche voto non siamo stati eletti, perché questa è la legge elettorale, quindi mi sono sentito in dovere, anche alla luce di una serie di eventi che si sono verificati in quest'ultima tornata elettorale, mi sono sentito appunto di fare una verifica amministrativa. Io penso che è nella facoltà e nel diritto di qualsiasi cittadina, al di là del fatto che sono un soggetto politico, un candidato in una lista che ha partecipato alle ultime elezioni. Ma dico questo, noi per dire adesso si sta cercando di strumentalizzare questa scelta perché, ripeto, abbiamo ritenuto opportuno schiarire ogni dubbio al 50% della popolazione. Io dal 30 settembre fino alla prima settimana di ottobre gli avvocati incaricati mi chiedevano una serie di documentazioni che puntualmente ho fatto richiesta mettendo delle istanze al protocollo. Mi sono visto rispondere giorno 21, veramente mi è arrivata una PEC, dove mi convocavano al ritiro di una minima parte di documentazione richiesta per giorno 22 alle ore 13. Io dico e sfido chiunque a preparare un ricorso dalle 13 dell'ultimo giorno per aver ricevuto la documentazione. Quindi adesso stanno cercando di strumentalizzare, ripeto, questa mia scelta, condivisa anche con il resto della lista, chiaramente, ma dico, se non c'erano problemi, perché, non dico il 1 ottobre, ma il 29 settembre, prima ancora che io facessi la richiesta, mi rispondevano e mi chiarivano le idee, e quindi magari noi potevamo dare già il 1 ottobre una risposta al 50% dei cittadini procidani che hanno scelto di votare la Procida per tutti. Al di là della fattispecie più giuridica, e quindi dell'udienza, del TAR, quando sarà fissata, come e dove, tu avrai avuto modo sicuramente in fase di presentazione, di ravvedere almeno a una prima occhiata qualcosa che non andava. Senza entrare nel merito, ritieni che ci siano profili di responsabilità? Allora, guarda, io non è che voglio adesso apparire misterioso, ma diciamo così, non scendo nel dettaglio nel rispondere a questo tuo quesito, perché voglio che non sia influenzata appunto la magistratura, chi dovrà appunto fare questa verifica amministrativa. A me si è scattata la molla è perché ho notizie certe di persone a me vicine, miei parenti, che, diciamo così, non gli è stata data la possibilità di votare. Quindi dico, se io, singolo soggetto, ho, diciamo così, raccolto, tre o quattro, anomale situazioni, immagino su tutto il resto, il numero aumenta, e quindi chiaramente, qualcosa di anomalo penso che ci sia stato. Ma la stessa cosa, gli stessi professionisti incaricati dopo che gli ho sottoposto il problema per accettare l'incarico professionale, penso che qualcosa loro ci abbiano visto, anche perché sicuramente sono più esperti di me.